Ok, mordilo, mordilo, mordilo. Continua a morderlo. Questo è andato a FK, ne approfittiamo. C'è sangue a terra. E siamo quasi alternati. Ok. Vedo la chiazza di sangue diventare sempre più scura sotto di lui, quindi lo stiamo ferendo male, male, male. Ma è morto anche amici. Ti ha? Mi hai morto tu. No, io non posso danneggiare te se siamo in gruppo. Ah, invece sì. Invece sì. Ok, allora accidentalmente ti ho morso. Ah, non muore? No, no, deve morire dopo un pochino. È un animale un po' più resistente del Carnotauro, l'allosauro. Eccolo. Oh, ecco. Oh. E possiamo mangiarcelo e recuperare la salute che abbiamo perso. Allora, salve a tutti gente e benvenuti nel regno videoludico di Valfer Games. Io sono Valfer, il signore dei giochi, e bentornati. Bentornati dopo tantissimo tempo, ragazzi, dal lontano festeggiamento di Natale dei primi 500 iscritti del canale su The Isle. E oggi in compagnia del nostro prode signore dei giochi, Titus. Buongiorno. Buongiorno in piena notte, ok. Ok. Non vedo tracce di sangue fiutando. O fonti d'acqua. Neanch'io. Salute. Hai sentito? Sono stati un po' diversi brutti brutti brutti. Sì. Qua c'è un nido. È un giocatore. Aspetta. A me non mi va più in modalità furtiva, non capisco. Forse per quale cacchio di motivo c'è un velociraptor poco più avanti. Qualcosa. Non so se lo intravedi con la visione notturna. Eccolo. Ok, io faccio finta di... Zauro. Di essere ferito. Lui non ti dovrebbe notare perché, essendo tu in modalità furtiva, non vede il tuo nome o la tua icona. Che vogliamo fare? Ora lo ammazziamo. E ce lo mangiamo piano piano. Piano. Al mio via lo attacchi. 3, 2, 1, via. No, no, mettiti fuori dalla modalità furtiva, però non attaccare me, attenzione. Allora, io vedo che tu l'hai colpito. Pure io. Perfetto, infatti quando lo colpisci vedi gli schizzi di sangue? Esatto. Ok, dai che ora muore. Allora, l'allosaurus, cioè il Carnotaurus Holo, non facciamo molto danno, perché è tipo la versione anziana. Morto. Ah, un bel banchetto. Gnam, gnam, gnam. Mmm, che buono. Buono, buono. Cucina da Carlo Cracco, proprio. Non lo so se Cracco lo sarebbe capace di cucinare in questo modo, Ma guarda, c'è gente che si lamenta del suo ristorante, gli mette due tortellini, uno sputo nel piatto e devi dire grazie che se lo paghi 300 euro. Capito. Basta che è Carlo Cracco. Preferisco Carlo Crau... Carlo Craccus Rex, però vabbè. Allora. Potremmo parlare della sua tanto famosa pizza, ma... La pizza con l'ananas. Uno dei motivi per i quali i dinosauri si sono estinti. Lo penso anche. Oh, vabbè, ti giuro, quella dei Crack. Notare un piccolo dettaglio del Carnotauro, no? Immagina di essere tu realmente questo dinosauro e avere un prurito sulla testa. E pensa che i tirannosauri con quelle ridicolissime zampine anteriori riuscivano a grattarsela la testa. Il Carnotauro come fa? Non è che sono diverse. Però noi ce le abbiamo ancora più atrofizzate e piccole. Mi sa che ci grattiamo la testa sui sassi. Ne so.
penso che abbiamo chiarito il nostro predominio sulla spiaggia. E me sa. Allora, chissà se dopo la collina qui c'è qualcuno. No, non c'è nessuno. Io non capisco perché. Cioè, in modalità furtiva premo il pulsante e non mi si ci mette più. Boh. Ok, ci possiamo fare una piccola corsetta. Vediamo se troviamo qualcosa. Ah, è anche giorno. Ok, posso togliere la visione notturna. Aspetta, non t'ho capito, hai detto? Ma te sei... Ti ho sentito a scatti ancora una volta. Cosa intravedo laggiù? C'è qualcosa di sdraiato e morto sulla spiaggia. Oltre a strani versi. Ah, guarda che bello il sole che sorge. Come è fatto bene. La vedi? Il sole che sorge. È fatto veramente bene. Perché? Ecco, cosa c'è? Ah no, forse è stata impressione mia. Ho sentito... dietro di noi. In lontananza. Guarda in lontananza cosa c'è. Sì, c'è qualcosa che si avvicina. Pure è un veloce. È il velociraptor. No, aspetta. È l'astroraptor, quello con le piume. Facci quanto piotta. Ok, dai, mi ha messo in modalità furtiva, metticiti pure tu. E avanza piano piano, al mio via, scattiamo e lo attacchiamo. 3, 2, 1, via. L'hai morticato? Mi sa di no. Io non sto fanno. Mi sa che sto pagando io. No, sta laggando proprio... Ah, lei beh, l'hai preso. Fantastico. Ma non mi mozzica. E non l'ho fatto apposta. Ok, mangiamocelo. Ah, ok, io sono sazio. Ah, che bella giornata da Carnotaur, proprio. Aspetta che... M'hai ferito? Ti ho ferito? Sì. Stai sanguinando? Sì, c'ho due gocce. Anche due gocce addirittura. O mi ha ferito quello o mi ha ferito quello. E non so se ti ho ferito io o lui. Ora faccio una cosa, aspetta. Ho fatto mangiare. Vuol dire che non avevi neanche un minimo di fame. Allora, mentre tu sei lì, io mi metto qui così. Mi è ferito proprio il corpo, mi è ferito il tuo. Ora faccio una cosa, io mi metto qui così, mi riposo. Mentre attendo che tu guarisci. E tengo sott'occhio se arriva qualcuno dalla spiaggia. Ma non sembra arrivare nessuno. Come fai che non guarisco quando... sto seguo. Proviamoci. Mi sei messo male. Ti vedo sanguinare, infatti. Arriviamo alla spiaggia. Guarda quanto. È parecchio. Senti, prova a andare dentro l'acqua salata e così disinfetta. Proviamo. Ci facciamo un bagnetto e ci puliamo. Quest'ora, a forza di stare tra gli alberi, avremo anche le zecche addosso. Bello è che intanto mi è diminuito il sanguinamento in questo caso. Ah, ti è diminuito? Sì. Che da due gocce a una? Ah, allora vuol dire che stavi guarendo. Va, io mi accuccio qua. Che ne sai, magari funziona. Thank you.
cosa. Mm-hmm. E non sono neanche gli animali con il ruggito più forte, eh? Qualche Arnotauro devi farti calcolo che in gioco è l'equivalente di una iena. Mm. Cioè, più che altro dovremmo approfittare degli animali in difficoltà che sanguinano già di suo, o dei piccoli animali, o delle carcasse. Senza profago, insomma. Sì, il Carnotauro è così. L'allosauro invece no, l'allosauro è più come un leone, quindi è fatto per inseguire e uccidere. Infatti è presente la nostra camminata così, la velocità che ha? Uh-huh. Con l'allosauro è estremamente più rapido, è un tipo una corsetta. Eh sì. Allora, non vedo altri animali in giro. Per fortuna. A parte te. Ok, c'è ancora una goccia di sanguinamento? Eh sì. Se funziona davvero che sono nell'acqua salata, no, no, per niente. Vabbè. Allora, dall'altro lato intravedo a malapena il porto, quello degli umani. Ho appena tirato una piccola frizzata, proprio di pochi secondi. Ok, di là non c'è niente. Ok, aspettiamo oramai che ti passa del tutto, sennò mi sa che crepi. Ma non accenno a passare. E queste sfighe. Ma pure prima non è... Mi è sembrato di vedere in lontananza un piccolo animale correre tra gli alberi. Non vorrei che sia stata impressione mia, con il movimento della telecamera. Oh, non vedo niente. C'è mica qualcosa a fare. Niente, sta peggiorando. E ora dobbiamo trovare qualcosa da farti mangiare. Andiamo. Qui acqua potabile non ne possiamo trovare né ora né mai. Aspetta un attimo, magari troviamo fiutando le tracce di qualche piccolo animale. No, a parte la tua macchia di sangue che è rimasta in acqua e quelle che ogni tanto stai perdendo. Oh! Che culo! Ma che culo! Aspetta, guarda un po', io vedo col fiuto, no? Che tu mentre lo mangi stai facendo uscire sangue in gran quantità da quel pezzo di carne. Ok, ho mangiato, ma... Ci mangiucchio pure io. Gnammi. No, io continuo a fare. Ok, prova a riposarti ora. Ci proteggiamo per ora questo pezzo di carne che rimane nostro, mai se qualcuno vuole venire ad assaggiarlo. Avevamo detto che eravamo sopra. È per l'appunto. Comunque un tutorial vero e proprio non sarebbe. Il bello è che in questo gioco non c'è. Però lo faremo. Tanto per oggi, ai nostri cari signori dei giochi, mostriamo quant'era dura la vita del Carnotauro. Povero animale saprofago che aveva a malapena doveva sopravvivere. E se era in branco doveva dire grazie. Che se no sto cazzo. Vabbè. No, il sangue continua. Guarda qua. Non smette. Guarda la macchia di sangue come... È brutto a dirlo, però non mi riesco a trattenere. Però sembra che tu abbia le tue cose. Perché proprio io vedo te, no? Messo così come me, acquacciato. E poi un'enorme chiazza di sangue diventa sempre più scura sotto di te. Sempre di più, sempre di più. Sì, ma la cosa bella è che se tu lo guardi dall'alto... Cioè la testa sotto la sabbia come gli struzzi. Sono stronzo il Guarda me, guarda me.
sì. Che tiracce le vuoi? Guarda alla tua destra. Oh, è quello che gli di nuovo. Quello ci penso io, te lo tengo lontano. No, vabbè. Se si avvicina meglio con bastamia. Tanto io sono mezzo morto. Sta correndo. Ho un brutto presentimento. Che dici, combattiamo fino all'ultimo? Fino alla morte. Ah, sono morto.